Quanti di voi hanno a che fare con degli adolescenti che difficilmente comprendiamo e non per i pensieri ma per le parole? Beh, stamattina vi daremo una guida pratica su alcuni termini che potreste aver frainteso. Per darci questa guida diamo il buongiorno e il benvenuto e il grazie a Giuseppe Antonelli, linguista, professore, buongiorno, buongiorno. E grazie per essere qui stamattina. Grazie a voi dell'invito. Stamattina noi parliamo di Dante di tutti, addirittura lo definiamo un'icona pop, ma tra poco ci arriviamo al grande poeta a cui dobbiamo dire grazie per la nostra lingua. Prima però facciamo un passo indietro, ovvero un passo in avanti, cioè ai giorni d'oggi. Qualche tempo fa cominciava a girare questo termine scialla. Scialla, stai scialla, stai calmo, stai tranquillo. Ci abbiamo fatto un po' i conti con questo termine. Non siamo riusciti in tempo a fare i conti con scialla, che sono entrati nel nostro vocabolario e soprattutto in quello dei giovani tantissimi termini importati soprattutto dall'inglese. Facciamo un attimo una panoramica sul linguaggio dei giovani d'oggi, professore. Questo colpisce, perché un tempo il linguaggio dei giovani era molto creativo, inventava parole. Di scialla addirittura si disse che poteva arrivare dall'arabo, oppure le prendeva dal dialetto e le trasformava, o dal linguaggio politico e le faceva sue. Invece ultimamente, soprattutto per quello che è successo con internet, con i social network, con i videogiochi, è un linguaggio che in gran parte prende parole dall'inglese e le italianizza, con effetti a volte, devo dire, un po' sconcertanti. Sentivo che lei citava prima scippare, ma questo è successo veramente in casa nostra. Cioè, eravamo a cena, mia moglie, io e nostra figlia di 12 anni, e lei, così, cambiando discorso, dice: perché poi a me in classe mi vogliono sempre scippare con qualcuno. Un attimo così di pausa. Gelo. Sì, perché avevamo capito che con qualcuno non poteva essere lo scippare che conoscevamo noi. Le abbiamo chiesto quindi qualche delucidazione. Scippare viene da to ship, a sua volta da relationship o friendship. Era usato all'inizio dai fan delle serie televisive per augurarsi che due personaggi si mettessero insieme. E quindi shippare vuol dire abbinare, augurarsi una relazione tra qualcuno. Ah, devo dire che quello che succede a casa sua, professore, è successo anche a casa di mio fratello e mia cognata con lo stesso termine. Su shippare le mie nipoti le hanno mandati in crisi. Vogliamo fare un po' una sorta di dizionario per quei genitori come lei che hanno a che fare con figli adolescenti e non solo, anche con gli zii come me che devono in qualche modo relazionarsi. Quindi siamo partiti da scippare, andiamo avanti alla prossima parola, che è crush. Noi pensiamo all'incidente e invece anche lì c'è un altro significato. Crush è quella che tanto tempo fa, ormai mi viene da dire, ma anche ai miei tempi, era la cotta. Quando si prendeva, infatti, la l'abbiamo prima scelta cotta, rossa proprio per quelle, sì, guanciotte rosse. Forse non un proprio innamoramento, ma insomma una tenerezza che si prova verso qualcuno, quella è la crush. Ma non è solo in astratto, è anche la persona oggetto di queste attenzioni. Quindi la mia crush è Tizio. La mia crush è Tizio o Caia. E questo chiaramente ci dice che c'è in effetti un impatto forte dell'innamoramento, magari quando è la prima volta. E crush, di nuovo, è una parola, è che una parola inglese. Che abbiamo importato, sì, dall'inglese. Uguale cotta. Diventa ancora più complicato perché la parola importata in realtà diventa accorciata e andiamo su BAE, che tradotto letteralmente è before anyone else, ovvero la persona speciale, la persona che viene prima di tutto e tutti. Si può dire confidenzialmente: Valeria è la mia BAE. Sì. Qualcuno dice bye, qualcuno dice bye con quella E pronunciata all'inglese. Questo fa parte di una tendenza alle sigle, agli acronimi, a queste abbreviazioni, che era entrata già dai tempi degli SMS, certo, quando c'era il TVB, per esempio. No? All'epoca però bene. Avevamo pochi caratteri, quindi bisognava accorciare, certo, per forza. E soprattutto usavamo sigle italiane, ci torniamo al punto di partenza, perché era TVB, cioè ti voglio bene. Mentre adesso, before anyone else, può rappresentare la persona del cuore, sì, anche qui come relazione sentimentale, ma a volte anche la migliore amica o il migliore amico. Non avevamo fatto i conti con BFF, quella che era la best friend forever. Siamo arrivati addirittura alla persona del cuore. Nostra figlia è passata dall'una all'altro nel giro di pochi mesi, mi verrebbe da dire. E passiamo con il nostro dizionario. Abbiamo scelto tutte parole che i ragazzi veramente utilizzano tanto. Siamo ad una parola difficile anche da pronunciare per una persona adulta, che è frenzonare, ovvero friend e zone. Sì,
Qui siamo sempre nell'ambito di quelle parole inglesi che diventano verbi italiani. Gira da un po' più di tempo, secondo me a qualche anno ormai, frenzonare. In realtà non è una cosa che fa piacere quando si viene frenzonati, perché ci si propone per una relazione sentimentale e si è respinti nella zona dell'amicizia. Quando qualcuno a una dichiarazione d'amore risponde meglio di no, ma rimaniamo amici, ecco, in quel momento si prende coscienza che si è stati frenzonati. Noi abbiamo fatto tutta questa premessa, abbiamo dato anche, le assicuro, un buon dizionario per quei genitori che ci guardano a casa e che avevano qualche dubbio, però tra un attimo, dopo la pubblicità, torniamo a quel Dante che è stato innovativo nella parola e però è arrivato ancora ai giorni nostri, perché l'italiano che parliamo lo dobbiamo anche a lui, tra un attimo dopo la pubblicità. Dante, lo vedete alle nostre spalle, diventa un'icona pop. Il centenario appena celebrato ci ha dimostrato una volta in più quanto sia ancora attivo e vitale il grande poeta. Ne stiamo parlando con Giuseppe Antonelli, di cui esce un libro, un'icona di tutti, Dante, il Dante di tutti, un'icona pop. Professore, abbiamo fatto prima della pubblicità una sorta di vocabolario per gli ultimi arrivati che hanno a che fare con figli, nipoti o adolescenti in generale. Questo però ci dà la possibilità di tornare indietro nel tempo, ci dà la possibilità di tornare a quel 300, a quei secoli passati in cui in realtà non si aveva una lingua comune, eppure questa icona che vediamo alle nostre spalle riesce a mettere un po' tutti d'accordo. Sì, è un fatto straordinario, è stato calcolato che più dell'80% del vocabolario fondamentale dell'italiano, quello che usiamo nella lingua di tutti i giorni, era già nel poema di Dante, era già nella Divina Commedia, e il fatto che fosse in quello straordinario poema lo ha portato fino a oggi. D'altronde noi sappiamo che la Divina Commedia è stato anche un poema popolare. Ci sono degli aneddoti: già alla fine del 300 un novelliere, Franco Sacchetti, immagina un Dante che gira per le strade di Firenze e si arrabbia perché sente un fabbro e un asinaio cantare i suoi versi, come si farebbe oggi con una canzonetta, ma storpiandoli. L'asinaio in particolare cantava un verso della Divina Commedia, poi dava una sculacciata e diceva Arri. Allora Dante dice: cotesto Arri non vi misi io non ce l'ho messo quell'Arri nei miei versi. Questo per dire quanto fosse popolare, cantato già con una canzone, poi arriva fino infatti alle citazioni di Jovanotti, di Venditti, che continuano a cantare quei versi straordinari del Quinto Canto dell'Inferno. E c'è tutta una tradizione popolare di dantisti analfabeti, cioè persone che magari non sapevano leggere e scrivere, ma imparavano a memoria interi canti della Divina Commedia. Abbiamo casi di gondolieri, contadini, manovali che imparano a memoria la Divina Commedia e in alcuni casi la portano nelle strade. Addirittura un caso di una persona negli atti del manicomio qui di Roma che impazzisce cercando di imparare la Divina Commedia a memoria, perché quella era considerata come uno scrigno di cultura e di sapere. Da Dante a oggi diciamo che un po' di cose sono cambiate. Noi abbiamo iniziato questa mattinata parlando del linguaggio giovanile, un linguaggio che a cui abbiamo iniziato a porre interesse più o meno dagli anni 50 in poi. Sì. È buffo perché ci sono stati, nel centenario della morte lo scorso anno, molti libri che hanno cercato di raccontare Dante ai bambini e ai giovani. In particolare ce n'è uno che si intitola Vai all'inferno Dante, pensato per un pubblico delle scuole medie, in cui Dante, che parla in versi, però si esprime usando quel linguaggio giovanile. Per cui a un certo punto, la prima volta che prende la parola, dice nati non foste per killare Bruto, laddove killare viene dai videogiochi di combattimento. Oppure a un certo punto vanno allo stadio e dice non ti curar del gol, ma guarda e passa. E mi sembrava straordinaria questa idea che si potesse cercare di sfidare il linguaggio di Dante portandolo fino a quello dei giovani. La lingua dei giovani in realtà viene con il benessere, perché fino al momento del boom economico essere giovani voleva dire solo aspettare di diventare adulti, cominciare a lavorare, certo, rientrare in quel meccanismo che poi era il meccanismo di un paese non industrializzato, come invece poi l'Italia diventa. Infatti le prime attestazioni, i primi affioramenti del linguaggio giovanile vengono o dalla lingua snob dell'immediato dopoguerra, Francavaleri che fa l'imitazione della signorina snob e usa tutti questi modi strani, mi piace un pozzo per esempio, comincia già a circolare negli anni 40-50 anche prima di Francavaleri, oppure poi
con il benessere, con il boom economico e con il 1960 c'è questa canzone dei grandissimi corsari, si facevano chiamare all'epoca, Gaber e Iannacci, che cantano insieme Una fetta di limone, che stiamo sentendo in audio. E diciamo, per chi ha vissuto quegli anni potrebbe aver vissuto quello sconcerto di questa parola, che di fatto diventa un vero e proprio dizionario del linguaggio giovanile. Sì. Magari riusciamo ad ascoltarla ancora. Non voglio i 100 sacchi, né regalini a mucchi, né grano per gli intappi. Sei ricca ma sei racchia, per questo non mi cucchi. Umberto Sud Simonetta era uno scrittore, scrive questo testo dove appunto raccoglie tutte le espressioni che si andavano diffondendo tra i giovani dell'epoca. Grano per denaro, cuccare per conquistare sentimentalmente, i 100 sacchi per indicare i soldi. Molte di queste sono rimaste ancora fino ad oggi, ma a quell'epoca era la prima volta che si sentivano e sicuramente era la prima volta che venivano cantate e rese di dominio pubblico. Da lì poi la cultura giovanile prende una sua forma, c'è il 68, il 77, un'identificazione con i linguaggi anche della politica, e poi si arriva, e questo è quello che io mi ricordo quando io ero giovane, al paninarese degli anni 80, non so se ve lo ricordate, no. Veniva da Milano, perché lei è troppo giovane, ma qualcuno che ci sta guardando forse se lo ricorda, era quella lingua in cui ad esempio appunto chi conquistava molte ragazze si faceva chiamare Cucador, perché era l'epoca di Paolo Rossi, goleador dei mondiali di Spagna, e c'era ancora molta differenza però tra quello che si usava a Milano e quello che si usava a Roma. Per esempio tamarro, cioè una persona un po' cafona, non era una parola in realtà utilizzata, noi usavamo boro, che veniva da burino, e quindi c'era ancora quello che dicevo prima, una certa differenza regionale che oggi tende ad annullarsi perché l'effetto social è un effetto globalizzato, non solo di tutta Italia, ma appunto che importa questo inglese del villaggio globale. Diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti o indietro verso quell'uniformità che Dante voleva darci un po'. In questo libro, Il Dante di tutti, lei racconta, diciamo, tanti pezzetti di Dante: Dante Gag, Dante Chuck, Dante Cult, Dante Quiz addirittura, o Dante Young, che è un po' quello che abbiamo fatto noi stamattina. Sì, era ovviamente un gioco quello di abbinare parole inglesi oggi alla moda al nome del padre della lingua italiana. Un gioco che però voleva cercare di dimostrare proprio questo, quanto oggi Dante sia ancora vivo. Beh, Dante Quiz, ci sono almeno due concorrenti che nel primo anno di Lascio Raddoppia portano come materia la letteratura del 300 o la Divina Commedia, a conferma di questa dimensione popolare o nazional popolare. Ci sono le canzoni, ci sono i film, ci sono tante pubblicità commerciali che usano Dante a partire già dall'inizio proprio dell'era della pubblicità, le macchine per scrivere, gli inchiostri, le automobili, quando cominciano ad affiorare le automobili. C'è un Dante straordinario che rimane ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Io comincio questo libro con una cosa che mi è successa veramente qui a Roma, su un muro del quartiere Prati, vicino a Piazza Mazzini, c'era scritto Beatrice ti amo, firmato Dante. E l'ho trovato davvero straordinario. Io lo ricordo ancora una volta, Il Dante di tutti, un'icona pop edito da Einaudi, professor Giuseppe Antonelli. Ci lasciamo con questa faccina, questa cringe. Per chi non sapesse che cosa significa, beh, è quell'imbarazzo che i giovani definiscono con cringe. Grazie mille, professore, grazie per lei, essere stato con voi noi stamattina. Le auguriamo una buona giornata. Noi ci spostiamo.